Buongiorno a tutti. Io vorrei cominciare questa mattinata di lavoro insieme partendo dall'intreccio in termini sia di capienza che di portata semantica delle parole intorno alle quali siamo chiamati a svolgere una riflessione, ci auguriamo il più possibile operosa e produttiva di risultati. Ovvero semplificazione, innovazione e crescita. Si tratta di tre parole chiave che riescono a stabilire dal punto di vista della prospettiva semantica appunto una relazione che al tempo stesso è di causa ed effetto. C'è un nesso di causalità molto forte tra innovazione, semplificazione e crescita, perché la crescita ci può essere se c'è disponibilità al cambiamento, se c'è disponibilità alla semplificazione, e contestualmente semplificazione e innovazione sono le condizioni inevitabilmente necessarie per poter arrivare all'obiettivo della crescita. Questo convegno, che si strutturerà sostanzialmente in due momenti, un primo momento è relativo alla interlocuzione del mondo del lavoro con la politica attraverso le sue rappresentanze più autorevoli, è un secondo momento in cui invece ci sarà un confronto interno agli operatori impegnati nella macro area della valorizzazione delle risorse umane, del capitale umano. Questo convegno cade per una serie di coincidenze forse anche imprevedibili nel momento in cui fu pianificato, in un momento dal punto di vista politico estremamente delicato. Se avete letto, e sono sicuro di sì, i giornali di questa mattina, ci sono alcune notizie che sono estremamente funzionali allo sviluppo del ragionamento, dell'impianto argomentativo che noi andremo ad affrontare in queste 4 ore che ci attendono questa mattina. C'è la notizia di una ricerca di equilibrio nuovo all'interno del governo attraverso un'ipotesi su cui sentiremo anche i politici presenti questa mattina, di staffetta tra Letta e Renzi, che naturalmente potrebbe determinare anche un impulso nuovo nell'uno o nell'altro caso alla piattaforma programmatica, soprattutto per quanto riguarda il tema della crescita. C'è l'apertura del Sole 24 Ore di questa mattina, che è relativa al contributo proprio della Fed, della Federal Reserve, al tema della crescita. C'è il dato, la fotografia estremamente allarmante dell'Istat, che praticamente ci consegna un messaggio estremamente chiaro, ma al tempo stesso estremamente problematico, intriso di criticità, ovvero che una famiglia su quattro è in una condizione di estrema precarietà, e ci sono quasi 5 milioni di persone che vivono nella povertà assoluta. Tra l'altro, sempre l'Istat ci dice che il livello di pressione fiscale che ha raggiunto il nostro paese equivale a quello della Svezia, con la differenza che però i cittadini non hanno il ritorno in termini di servizi che ha invece questo paese. E poi c'è un altro dato su cui è bene anche concentrare la nostra attenzione, che è il dato relativo agli esiti delle ispezioni del Ministero del Lavoro sulle imprese. Bene, sono irregolari, anzi non bene, male, sono irregolari quasi il 65% delle imprese che sono state oggetto di monitoraggio da parte del Ministero del Lavoro. Questo è un comunicato che è stato emesso ieri dal Ministero del Lavoro. Questo tema, questo intreccio semantico, semplificazione, innovazione e crescita, si sviluppa all'interno di un quadro, per così dire, epistemologico di riferimento che la sociologia dei processi economici e quindi anche la sociologia del lavoro colloca all'interno del paradigma della postmodernità. Cosa vuol dire postmodernità? Vuol dire un modello sociale che tutto sommato supera le evoluzioni connesse ai benefici dati dalla modernità. E ci sono alcune parole chiave della postmodernità che penso vadano introdotte, così sottoposte alla vostra attenzione e approvazione, perché poi diventino anche guida cognitiva e interpretativa nel corso della mattinata. Una di queste è sicuramente il determinismo tecnologico, ovvero il rapporto che noi abbiamo con la tecnologia, per cui la tecnologia non è soltanto fattore di accompagnamento dei cambiamenti sociali,
ma diventa il fattore più determinante per la gran parte dei cambiamenti sociali. E questo ha enormi ricadute proprio in tema di relazione tra persona, essere umano e il valore del lavoro. Il tema del dirittismo, cioè l'enfasi riservata ai diritti piuttosto che al combinato disposto diritti-doveri come invece dovrebbe essere, e poi la relazione, che è un altro elemento tipico della postmodernità, che noi abbiamo con la categoria concettuale del tempo, che è un tema estremamente importante che riguarda poi il modo in cui vengono strutturate soprattutto le politiche del lavoro. Mi spiego meglio. Siamo disposti ad assicurare a noi stessi, in termini anche esperienziali, la complessità dell'intreccio tra i tre tempi dell'esperienza umana, passato, presente e futuro, o invece, e qui è il primo messaggio che io consegno alla politica, siamo terribilmente schiacciati sul presente, che sembra essere l'unico tema, l'unico tempo, l'unica dimensione temporale che effettivamente ci interessa. E se è vero questo, cioè se è vero che c'è un'enfasi riservata esclusivamente al presente, non ritenete che questo procuri, generi delle distorsioni enormi in termini di programmazione futura, ma anche in termini di recupero di ciò che effettivamente di buono è stato fatto nel passato, anche dal punto di vista delle identità di alcune soluzioni che sono state portate avanti. E poi c'è, connessa alla postmodernità, il grande tema della globalizzazione, che altro non vuol dire che azione a distanza, erosione delle categorie concettuali di spazio e di tempo, perché abbiamo la percezione che il mondo sia molto più contratto, molto più vicino a noi, ma al tempo stesso anche interconnessione sistemica tra politica, economia e cultura, che nella sua accezione lato, più lata, non è più sovrastruttura, così come ci insegnavano le vecchie teorie economiche, ma diventa in molti casi struttura, cioè elemento su cui poggiano altre situazioni che in passato erano esse stesse strutturali. Allora, l'impressione che se ne trae, e qui subito poi chiamo in causa il primo dei nostri ospiti, è che non sia tutto sommato in crisi la realtà, ma il nostro modo di interpretare la realtà. Cioè, in crisi credo che siano più le categorie interpretative che noi adottiamo per interpretare i cambiamenti piuttosto che la realtà da un punto di vista ontologico. Quindi diciamo c'è più una riflessione fenomenologica, direbbero i filosofi, che ontologica. E su questo credo che una riflessione noi dobbiamo farla. Il primo ospite di questa mattina è una persona estremamente competente sul tema sul quale siamo chiamati a riflettere, il macro tema del lavoro e nello specifico l'intreccio semplificazione, innovazione e crescita, con la prospettiva di creare, come dice il sottotitolo, il connubio perfetto per salvaguardare l'obiettivo della competitività delle imprese. È una persona estremamente preparata sul tema, estremamente competente, perché ha svolto ruoli che poi hanno consentito a lui di incidere anche all'interno della strutturazione delle politiche del lavoro degli ultimi anni. Prima come ministro del lavoro e del welfare e poi come attuale presidente della Commissione Lavoro del Senato della Repubblica. Sto parlando del senatore Maurizio Sacconi, che invito qui sul palco e che saluterei con un applauso, anche perché ha dimostrato anche in questa circostanza di essere estremamente disponibile nella ricerca di questa interlocuzione con il mondo del lavoro. Noi abbiamo di fronte professionisti del lavoro che operano evidentemente in imprese e che portano avanti questa cultura di valorizzazione del capitale umano, della risorsa umana. Allora, una prima domanda, mi dovete consentire questa, diciamo, piccola premessa, ragionamento, ma sarebbe impossibile che io non la facessi, è relativa alla situazione politica, perché Maurizio Sacconi è un autorevole esponente del nuovo centrodestra, che è parte integrante dell'attuale maggioranza di governo, quindi del governo Enrico Letta. Quindi la prima cosa che io le chiedo, perché questo poi rappresenta una premessa fondamentale per capire poi tutto il resto, è se nelle prossime ore avremo ancora un governo Letta o ci sarà un governo Renzi o un'altra soluzione ancora che magari verrà tirata fuori dal cilindro. Buongiorno a tutti.
come hai detto, appartengo al nuovo centrodestra e non al Partito Democratico, quindi non sono la persona più idonea a dare questa risposta. Nel senso che in questo tempo travagliato il dibattito interno al Partito Democratico ha più volte condizionato diciamo le dinamiche di governo dai primi 60 giorni di questa legislatura, che furono impiegati a cercare una maggioranza diversa da quella che poi fu prodotta, alla vicenda congressuale, al termine della quale il debole appoggio al Presidente del Consiglio Letta sembra tradursi in desiderio di sostituirlo. Ma chi vivrà vedrà, e non è poco sopravvivere per vedere. Quindi diamoci questo ambizioso obiettivo, di più non mi sento di dire. Quello che però conta è, credo, confermare una volontà che si manifestò dopo quei 60 giorni all'inizio di questa legislatura, di non riconsegnare al voto l'Italia in una condizione di disgregazione istituzionale, economica e sociale. Condizione che è ancora largamente presente, anche se ritengo alcune cose nella giusta direzione, meno di quelle che sarebbero state necessarie, sono state prodotte. L'Italia deve tornare al voto se vuole evitare avventure che potremmo definire insieme autoritarie e populiste, come altre volte è accaduto nella sua storia, in condizioni di maggiore solidità istituzionale attraverso le riforme ipotizzate e, per quanto mi riguarda, aggiungo quella che considero paradigmatica del passaggio di Repubblica, l'elezione diretta del capo dell'esecutivo, che poi sia il capo dello Stato con poteri alla francese o che sia il capo del governo in senso stretto, può essere relativamente importante, ma il vero passaggio paradigmatico e il vero antidoto anche rispetto alla decostruzione dello Stato che è stata prodotta con la riforma dell'articolo 5 e con la confusione di poteri sarebbe una figura unificante della nazione in quanto scelta direttamente dal popolo, in quanto fortemente legittimata dal popolo e capace in forza di ciò anche di rappresentare il legittimo interesse nazionale nelle sedi sovranazionali, nelle quali è importante che la figura di sintesi della nazione abbia questa legittimazione e questa ragionevole presunzione di durata che consegue alla legittimazione diretta. Dall'altro lato, le riforme economiche e sociali, tali quantomeno da essere utili a superare questa emergenza, questa condizione emergenziale che, come hai detto, ci dice la fotografia dell'Istat, ma che conosciamo e percepiamo ogni giorno, è una condizione che appunto si iscrive in quella sintesi per la quale utilizzavo il termine disgregazione. Quindi auguriamoci che prosegua una transizione operosa, utile a traghettare l'Italia verso una condizione di maggiore solidità, in modo che al voto essa arrivi in condizioni più positive, utili a sostenere un confronto fra due ipotesi di governo. Allora, entriamo nel vivo della questione della crescita. Se per cortesia mi alzate un attimo il microfono, bene. Vorrei partire dalle parole che sono state utilizzate qualche giorno fa dal governatore di Banca Italia Visco, che ha parlato relativamente al 2014 di una crescita debole, poco strutturata. Lei condivide questa previsione? È così o effettivamente ci sono invece segnali un po' più incoraggianti della fotografia restituita dal governatore di Banca Italia? Sext antibus rebus, la crescita sarà ragionevolmente molto contenuta. Non dimentichiamo che l'Italia, quando è cresciuta negli ultimi 20 anni, è cresciuta sempre poco, in forza di ragioni strutturali che a mio avviso si sono accentuate con la grande crisi istituzionale che ha caratterizzato l'inizio degli anni 90.
e che non è stata, io non voglio allontanarmi dai temi economici, ma io sono tra coloro che ritengono che l'Italia abbia subito un terribile trauma che nessun'altra nazione industrializzata ha conosciuto, che ha fortemente irrigidito questa nazione, quella che noi oggi chiamiamo semplificazione, quella che invochiamo come semplificazione, è una sorta di fuoriuscita strategica dalla rigidità che si è introdotta in un paese che era il regno della flessibilità, di una flessibilità, se volete, anche talora anomala, talora anche illegittima, che però ha caratterizzato la nostra crescita. L'Italia è stato un paese straordinariamente flessibile, ripeto, anche con patologie molto evidenti da questo punto di vista, ma è passata da una flessibilità anche sregolata, dalla pochezza di regole effettive, diciamo, a una dimensione della rigidità straordinaria. Questa rigidità in parte è stata prodotta dal trauma dei primi anni 90, perché come non vedere, cioè la rigidità, se volete, ha due caratteristiche, una ideologica. La rigidità nasce da una cultura che è stata, diciamo, non voglio dire dominante, ma certamente molto influente, e che è una cultura lontana dalle ragioni dell'impresa, per non dire ostile all'impresa, da una sorta di antropologia negativa che è prevalsa nel paese che Giovanni Paolo II chiamava l'eccezione italiana. L'eccezione italiana intendevasi il paese dalle forti radici cristiane. Paradossalmente è stata molto influente la cultura opposta, quella che io chiamo dell'antropologia negativa, cioè un homo homini lupus, l'idea che siamo pericolosi ai nostri simili e che l'impresa poi è un modo con cui alcune persone si organizzano per far del male agli altri. E questa influenza dell'antropologia negativa è evidente nella regolazione pubblica, e a ciò si è aggiunto un potere discrezionale, irresponsabile nel senso tecnico del termine, che non risponde, il potere giudiziario, con una giurisprudenza schizofrenica, imprevedibile, concorre a questa insicurezza, a questa rigidità, a questa terribile rigidità che non è solo quella nelle micro cose di ogni giorno, ma che è sistemica proprio. A proposito di sistemi, noi siamo alla vigilia di una campagna elettorale, quella per le europee, estremamente delicata, perché il tema centrale di questa campagna elettorale sarà l'Europa, la tenuta delle politiche europee, soprattutto in ambito economico, e l'euro. Devo dire che mi ha molto colpito, anche se è comprensibile sotto il profilo squisitamente politico, l'uscita recente del Capo dello Stato, che proprio davanti al Parlamento europeo ha detto che bisogna, insomma, tutto sommato passare dal paradigma della rigidità, dell'austerità, al paradigma della crescita. Ecco, come si può conciliare questo tipo di prospettiva di crescita con un'Europa così sempre vincolante, così sempre restrittiva nei confronti degli Stati nazionali? Io vedo crescere in Europa, tra l'euroretorica e l'euroscetticismo, per fortuna una terza posizione. Recentemente c'è stata un'iniziativa anche in Europa dedicata proprio a questa posizione, che definirei l'Europa solo quando necessaria, la nazione sempre quando possibile. Riflettete bene, questa posizione non è meno che europea, è più che europea, nel senso che quando diciamo, io sono, appartengo a questo, mi iscrivo in questo filone, che mi auguro cresca nella consapevolezza dei decisori e dei popoli, quando si dice Europa solo quando necessaria, diciamo qualcosa di più rispetto a ciò che è ora. Perché Europa solo quando necessaria significa irrobustire l'Unione
dal punto di vista della moneta, della spada e della feluca. E sono i tre livelli che invece sono oggi fragili. Mentre invece abbiamo, quando io dico nazione, sempre quando possibile, mi riferisco ovviamente a quella iperregolazione, a quella ipertrofia regolatoria minuta che vorrebbe dirci come fare il cioccolato, il gelato, chi più ne ha più ne metta, conoscete i molti esempi che potremmo fare di questa pretesa regolatoria minuta in una unione nella quale invece il tema della banca di ultima istanza, nonostante i positivi sforzi di Draghi, è istituzionalmente ancora non risolto, per non parlare dell'assenza totale della spada e della feluca. Senta, Presidente Sacconi, si ha la sensazione che rispetto alla ricerca di un nuovo modello, modello sociale, modello economico, modello produttivo, modello di flessibilità all'interno delle aziende, ci sia una forte resistenza al cambiamento. La politica, per sua stessa natura, sviluppa interlocuzioni continue con parti sociali, soggetti operatori del settore. Ecco, secondo la sua esperienza, da parte di chi è arrivata la maggiore resistenza al cambiamento? Se mi consenti, solo una coda alla precedente domanda che riguarda l'euro. Uno dei grandi problemi, oggi il mondo è cambiato rispetto pure a quei 20 anni fa a cui facevo riferimento per considerare l'ultimo ciclo, e il mondo è cambiato per la terribile dimensione assunta dall'economia finanziaria, per la crescita esponenziale che questa ha avuto in sostituzione di economia reale. E nell'ambito di questa economia finanziaria il ruolo dell'euro è stato fonte di stabilità per un verso, ma anche di difficile competitività per l'altro. Basti pensare a quanto sia, come dire, poco apprezzato nella vita, nelle nostre tasche, e quanto sia molto apprezzato nella competizione globale, quindi quanto renda difficile competere alle nostre imprese. Non potremo non affrontare il tema dell'euro, che non significa pensare a come uscirne i costituenti. Io ero sottosegretario del Tesoro in quel momento, ricordo, non ipotizzarono la via di fuga, non è scritta, non è nemmeno in teoria definita. Ma al di là di ciò, credo la gran parte, anche coloro che in qualche modo provocatoriamente lo ipotizzano, essere una via impossibile, soprattutto per un paese con un grande debito, che sarebbe ancor più esposto alla sua sottoscrizione. Però il tema dell'euro è certamente nell'agenda di governo. Gli attori sociali. Cioè, chi è che fa più resistenza al cambiamento? Perché le cose non sono cambiate? Questa è la domanda diretta. Torniamo alla semplificazione, nella quale io credo molto, anche se il termine semplificazione non rende ciò di cui stiamo parlando. Perché cosa dovremmo semplificare? Norme in materia di lavoro, o meglio, norme in materia di tutela del lavoratore, parliamoci chiaro. Norme in materia di ambiente, ovvero norme in materia di tutela dell'ambiente. Norme in materia di territorio, cioè sono questi i temi. È evidente che tutto ciò, torniamo a quell'antropologia negativa, tutte quelle forze che hanno sposato l'antropologia negativa hanno sollecitato, però anche con una paradossale subalternità, anche degli ambienti dell'informazione, una regolazione, la difesa o addirittura l'ulteriore produzione di una regolazione che inibisce a fare, che è fortemente inibitoria.
e che peraltro nella sua pesantezza non ha impedito le patologie. Non credo che si possa dire, almeno però quel poco che c'è è iper protetto, non è così. Nelle parti sociali c'è una forte componente ideologica, questo è portatrice di questa cultura, senza che coloro che hanno una cultura opposta, che hanno una cultura, diciamo, dell'antropologia positiva, abbiano saputo far valere le loro ragioni. In modo particolare, io ho sempre detto alle associazioni dell'impresa, siate più determinati a far valere le vostre ragioni, poi ci penseranno i decisori a mediare. Ma dite fino in fondo le ragioni dell'impresa, le ragioni che credete l'impresa abbia in un paese nel quale l'impresa invece è stata maltrattata e sospettata di essere un pericolo per il bene comune in molti ambienti. Troppa timidezza c'è nella rappresentazione della ragione e delle ragioni d'impresa. Che ai decisori dovrebbero essere dette tutte fino in fondo, non automediandole prima ancora di proporle. Noi dobbiamo davvero riconoscere nuovamente la centralità dell'intrapresa nelle sue molteplici forme e con le organizzazioni sociali vale la regola che si ascoltano tutte fino in fondo, ma poi si decide, e si decide anche autonomamente. Pensate al paradosso dell'attuale legge sul lavoro. L'attuale legge sul lavoro è stata prodotta, vi dico subito, io non l'ho votata, per questo posso parlarne, non l'ho votata, mi alzai in dissenso di una... In quell'occasione pure era un voto di fiducia, io non votai 2 su 3 dei voti di fiducia, votai solo la parte sugli ammortizzatori sociali, ma lo feci ricordando anche dal punto di vista del metodo che era stato redatto questo testo contro l'opinione di tutte le organizzazioni rappresentative dell'impresa, del commercio, dell'artigianato, dell'industria, dell'agricoltura. Mai successa una legge sul lavoro scritta con il parere esplicitamente contrario di tutte le organizzazioni dell'impresa. Ora, in questo tempo vogliamo fare lavoro, la prima cosa da fare è andare e ascoltare con molta attenzione quei coraggiosi che anche in questo tempo vogliono fare impresa e vogliono assumere. Parliamo di semplificazione e innovazione. Le due parole, e quindi le due strategie connesse all'applicazione di queste categorie concettuali, possono andare di pari passo senza che ci sia una compromissione seria, consistente, robusta dei diritti dei lavoratori? Cioè, si può semplificare innovando senza che i diritti dei lavoratori vengano compromessi, anche partendo da quello che dicevo all'inizio, cioè che forse bisogna un po' ricordarsi che il diritto è l'altra faccia della medaglia del dovere e che esiste il combinato disposto diritti-dovere e non solo i diritti. Ma stiamo anche solo ai diritti dei lavoratori per un attimo. Il diritto del lavoratore è a che innanzitutto al lavoro, direbbe la Carta Costituzionale con un principio retorico che non mi piace molto, ve lo dico francamente, perché appunto lo considero astratto e retorico. Però è evidente che il primo interesse del lavoratore è quello al lavoro e in secondo luogo a una remunerazione giusta. Bene, questa regolazione esasperata costruita intorno al principio della tutela del contraente debole, cioè il lavoratore, ha garantito questi profili nel paese più unionizzato dell'Occidente, perché l'Italia è il paese più unionizzato, non tanto in termini di iscritti, perché tutti sommati gli iscritti ai sindacati sono 1/3 dei lavoratori. In questo paese, come mai, qui la risposta è implicita, contemporaneamente registriamo, ce lo dice l'Istat anche ieri, cronicamente tra i più bassi tassi di occupazione nel mondo industrializzato. Io leggo, Marco Biagi mi insegnò a leggere soprattutto i tassi di occupazione. Il tasso di disoccupazione paradossalmente qualche volta sale con la crescita, perché più persone si offrono sul mercato.
ma il tasso di occupazione è inesorabile. E in tutto il dopoguerra, anche negli anni di maggiore crescita, noi abbiamo avuto sempre bassi tassi di occupazione, cioè un rapporto contratto con il fattore lavoro. Anzi, abbiamo avuto una seconda anomalia corrispondente alla prima, una propensione a investire in tecnologie di processo esasperata. Qualcuno calcolò la Confindustria degli anni di D'Amato 3 volte tanto l'economia nordamericana negli anni della grande crescita, cioè comunque un'attitudine smodata a investire in tecnologie di processo, labor saving, con oltretutto con effetti di rallentamento sull'innovazione di prodotto, perché devi ammortizzare poi quegli investimenti. Abbiamo avuto i salari tra i più bassi confrontati con i paesi con i quali principalmente ci dobbiamo confrontare, quindi, e abbiamo avuto la produttività, l'andamento della produttività del lavoro, almeno da un certo momento in poi, almeno da oltre 20 anni in Italia, che quindi il costo del lavoro per unità di prodotto tra i più elevati e la produttività tra le più non solo basse ma declinanti, insistentemente declinanti da anni. Come mai allora nel paese più unionizzato, nel paese che più esasperatamente discute, negozia i termini del lavoro, il lavoratore non ha partecipato degli incrementi di ricchezza laddove almeno si sono prodotti, il suo salario non ha riflettuto gli andamenti positivi delle aziende performanti, è stato un salario piatto deciso al 90% dalla contrattazione nazionale. Sapete, in Italia non c'è il salario minimo per legge, lo si fa per contratto. Quello per legge, dove c'è, è circa il 50-60% del salario effettivo. Da noi il contratto nazionale fa oltre il 90% del salario effettivo. E quindi il lavoratore non partecipa di questi incrementi retributivi e il lavoratore fa fatica ad essere incluso permanentemente nel mercato del lavoro perché il fattore lavoro è contratto, cioè allora perché il rapporto con il fattore lavoro è stato vissuto in modo angosciato, per varie ragioni si è fatto di tutto per contenere il fattore lavoro, figuriamoci ora con le possibilità date da tecnologie e con le necessarie riorganizzazioni, ristrutturazioni che oltretutto avvengono in una dimensione globale, eccetera, eccetera, con il rischio che abbiamo di fare crescita senza occupazione. Allora, questo come non vedere questa condizione del mercato del lavoro? È quella che poi con Marco Biagi descrivemmo nel 2001 nel libro bianco sul mercato del lavoro. Lui volle quell'espressione, il peggiore mercato del lavoro in Europa, forse la Grecia era un po' peggiore di noi, certamente un mercato del lavoro certamente di cui non andare fieri. Per completare un po' il discorso sulle questioni di metodo, che molte volte sono anche questioni di merito, ecco, abbiamo assistito, che è un'esperienza che voi conoscete quasi quotidianamente, ai problemi connessi al cosiddetto regime di legislazione concorrente, ovvero questa concorrenza molte volte incongrua tra la legislazione nazionale e la legislazione regionale. Come se ne esce? Perché la prospettiva è poi quella di un quadro normativo che è a macchia di leopardo, considerando anche questo potere enorme che è stato concesso alle regioni di legiferare in ambiti delicati come per esempio la materia del lavoro. Io ho usato il termine prima di decostruzione dello Stato, è preso da uno scritto di Giulio Tremonti, che ricorda la responsabilità che c'è stata nella riforma del titolo quinto della Carta Costituzionale e in alcune leggi che contemporaneamente in quel periodo furono prodotte. Noi siamo l'unico paese al mondo che si fa federalista dall'alto e non dal basso e che soprattutto adotta addirittura un federalismo a base multipla, perché nella Costituzione non sono solo le regioni i soggetti di federalismo, ma lo sono anche i comuni e anche le province, tant'è che ora che vorremmo tutti eliminare le province dobbiamo fare legge costituzionale.
ma soprattutto in questo processo che poteva e doveva essere utile al fine di responsabilizzare alcuni poteri che sono ormai entrati nella nostra esperienza storica, mi riferisco non tanto alle province quanto ai comuni e alle regioni, si è persa la dimensione dello Stato, che già ha una storia fragile. Io da figlio della Serenissima so che i miei avi non hanno fatto parte, anzi due volte non ho fatto parte della costruzione dello Stato italiano, perché figlio della Repubblica Serenissima, della cultura repubblicana italiana, perché cattolico. Quindi per ricordare come questo Stato nasce fragile e poi le sue fragilità si vedono successivamente. Bene, in una dimensione di questo tipo, torneremo anche alla battuta mia sull'elezione diretta del capo dell'esecutivo in senso lato. Noi avremmo avuto bisogno, e abbiamo bisogno ora, poteri come quelli regionali o comunali in sé, ma di ricostruire la centralità dello Stato, di ricostruire, avremo una sfida anche rispetto al vincolo esterno di ricostruire la sovranità nazionale, rispetto anche al debito che abbiamo accumulato, di ricostruire la sovranità nazionale, ma per ricostruire un'adeguata, corretta dimensione di sovranità nazionale coerente con i poteri sovranazionali ai quali stessi apparteniamo, noi abbiamo bisogno anche di ripristinare la centralità dello Stato rispetto a questi poteri. Le ipotesi di riforma del titolo V non possono non prevedere non solo il passaggio di una serie di poteri impropriamente conferiti alle regioni, pensate all'energia, ma pensate anche al lavoro, ma anche un'idea di un potere sussidiario dello Stato, per cui ogni qualvolta vede in gioco un interesse nazionale, un aspetto dell'interesse nazionale, richiama a sé il potere. Abbiamo altre tre domande, poi perché so che lei deve andare via, quindi allora, io ho annotato ieri sera, preparando un po' questa intervista, i punti cardine della sua azione come ministro del lavoro e del welfare. E devo dire, non sono pochi, adesso bisogna darle atto che comunque insomma il lavoro è stato fatto. Ne ricordo solo alcuni: abolizione del divieto, andando in progressione così temporale, diacronica, abolizione del divieto di cumulo tra pensioni e reddito da lavoro, modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e dell'apprendistato, istituzione del libro unico del lavoro e abrogazione di prescrizioni e adempimenti burocratici su imprese e lavoratori, riordino del pubblico impiego, adeguamento del fisco alla flessibilità del lavoro e nuovo modello di relazioni industriali. Questo è un tema estremamente attuale, tra l'altro. Estensione degli ammortizzatori sociali della Cassa Integrazione in deroga, il collegato lavoro, che poi ricorderete fu rinviato alle Camere da Napolitano per quella controversia sulla arbitrato. Clausola compromissoria, poi diventò in materia di arbitrato, interventi sulle pensioni. Onestamente è tanta roba, direbbero oggi i giovani. Però ecco, io volevo capire questo. Tutto questo impianto normativo estremamente articolato, perché poi non ha determinato i cambiamenti che il mondo del lavoro si aspettava? Cioè, se noi raccontassimo ad un osservatore straniero quello che è stato messo in cantiere in termini legislativi e poi come effettivamente sono andate le cose, io credo che difficilmente riusciremmo a spiegargli la verità. Perché non è cambiato nulla? È cambiato poco? La cosa più importante che io credo di avere fatto non è stata merito mio, ma di Marco Biagi. La legge Biagi funzionò, mi dispiace, i numeri alla mano, funzionò. In una situazione di bassa crescita fece crescere molto il coefficiente occupazionale della crescita stessa, cioè a parità di crescita siamo cresciuti in termini di occupazione molto di più di quanto crescevamo prima. Cioè c'è stata una maggiore propensione a tradurre in lavoro la crescita economica. Era una legge emergenziale la legge Biagi. La legge Biagi fu scritta come misure urgenti in attesa di poi di fare quel sogno di Marco che era lo statuto dei lavori, per il quale ancora ho presentato insieme ai colleghi Pier Ferdinando Casini, Hans Berger e Gabriele Albertini un disegno di legge.
Quindi la legge Biagi ha funzionato tanto quanto la legge Fornero non ha funzionato. Tutte e due sono state procicliche. Una ha accentuato un ciclo positivo di crescita, l'altro ha accentuato un ciclo negativo di decrescita. Quindi, prima lezione, le regole sul lavoro servono? E come? Le regole fanno lavoro? Non lo so, so che lo distruggono quando sono cattive. Quindi la regola è influente. Marco Biagi diceva, non esiste incentivo finanziario che possa compensare un disincentivo normativo. Io ho sempre creduto molto a questa sua idea e continuo a pensare che la regola, riformare le regole, non costa, in un tempo di finanza pubblica costretta, non costa, costa solo alle ideologie, ma non costa al bilancio dello Stato, eppure quanto possiamo fare con le regole. Quindi la legge Biagi ci dice che una regolazione flessibile, che fu fatta solo in entrata, perché ci fermammo sull'uscita, alla fine facemmo un compromesso dopo la sua morte, rinunciando ad aggredire il tema dell'uscita, che invece a mio avviso, scusate, va affrontato, che io nel mio disegno di legge c'è l'eliminazione dell'articolo 18, c'è l'eliminazione dell'articolo 4, dell'articolo 11, dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, via questa stronzata del demansionamento, via quella stronzata dell'uso delle tecnologie di controllo. Oggi, se avete un'auto col satellitare, siete illegali, aziendale, siete in una condizione di illegalità, ma anche il cellulare aziendale può essere illegale. Perché nel 1970, recependo cose degli anni precedenti, perché lo Statuto dei Lavoratori codifica ciò che era già fatto prima, ovvio che poteva esserci l'idea della videosorveglianza arcaica, ma possiamo superare, quindi 4, 11 e 18, bisogna deregolare, insomma deregolare, ma vi prego, io sono uno di formazione socialista, orgogliosamente, sono cresciuto con Bettino Craxi, quindi non sono un padrone delle, non sono figlio di un padrone delle feriere, non ho una mentalità antioperaia per usare un linguaggio d'antan, ma io credo che la deregolazione sia uno strumento fondamentale. Questa è la lezione della legge Biagi. L'altra norma di cui sono molto orgoglioso non ha ancora molto successo, ma vive e lotta insieme a noi, perché giorno dopo giorno fa strada. Ed è l'articolo 8 di una manovra estiva del 2011. Quasi non si può pronunciare nelle relazioni industriali, perché una organizzazione si alza dal tavolo, se lo nomini, però si fanno accordi firmati anche da essa, senza citarlo. L'articolo 8 dice, ed è la filosofia a mio avviso della riforma del lavoro che dovremmo fare, dice che al netto dei principi costituzionali e comunitari, ogni regola può essere adattata nella dimensione aziendale. Nella dimensione aziendale si possono fare accordi, come si dice, in deroga, ma è un termine che a me non piace, si può riscrivere la norma perché l'adattabilità fra lavoratore e datore di lavoro è un principio fondamentale, tra l'altro europeo, l'adaptability, l'adattabilità reciproca, che vuol dire condivisione, che vuol dire uscire dal Novecento, dall'idea del conflitto e del contrasto di interessi fra classi contrapposti, per condividere le fatiche della crescita e i risultati però della crescita stessa. E questo è l'articolo 8 nel disegno di legge, diciamo, di estenderlo anche al contratto individuale, quando il prestatore debole è assistito da una figura professionale o sindacale e quando è certificato quel contratto. Ma nella dimensione, insomma, guardandosi negli occhi si devono fare le relazioni industriali, sempre meno contratto nazionale, cornice, utile, ma poi guardandosi negli occhi ci si adatta e si adattano le regole dentro i principi costituzionali e comunitari. Torniamo al tema della rigidità e della capacità di innovazione che poi è centrale in questa mattinata. La domanda sulla Fornero ha già risposto, per cui non gliela faccio, rimane un'ultima domanda con la quale chiudiamo questa intervista. È una domanda, vi avverto che poi ripeterò anche ad altri interlocutori politici perché mi pare essere, diciamo, la questione centrale. Almeno tutti dite di voler mettere mano a questo benedetto, maledetto cuneo fiscale. Però i cittadini non se ne sono accorti. Cioè, comunque l'esigenza di una riduzione della pressione fiscale su imprese, famiglie, lavoro è da tutti professata, ma molto poco attuata.
E la cosa che onestamente come giornalista mi preoccupa di più è che non è stata possibile attuarla nemmeno in un contesto politico eccezionale quale quello delle larghissime intese e poi delle larghe o medie intese che è l'esperienza politica che stiamo vivendo. Perché non si riesce a fare? Allora, qui parliamo di un tema che è unanime. Chi non è d'accordo di ridurre... E perché non si fa? È perché... ho capito, ma avete fatto una spending review che doveva servire a questo. No. Adesso diamo a Letta quel che è di Letta, ma dirò anche l'errore che ha compiuto, a mio avviso. Cioè, la legge di stabilità viene disegnata così. Non possiamo più fare tagli lineari o abbiamo ancora un margine esiguo per farli. Questo margine esiguo viene usato ancora, ma poi si fa rinvio ad un dinamismo della legge di stabilità consistente nell'operazione di spending review per lo più destinata ad abbattere il cuneo fiscale. Siamo in piena spending review, in corso di definizione la proposta del commissario a ciò preposto. Quella volta quel po' di risorse vengono, a mio avviso, sbagliando, la mia tesi era un'altra, spalmate su una grande platea di lavoratori. In questo modo non influiscono sui redditi, sui consumi e sulla produttività. Allora la mia tesi è che da un lato davvero ci sia una scelta prioritaria di destinare le economie della rivisitazione delle spese pubbliche alla riduzione del cuneo fiscale. Cioè non a 10 obiettivi, ma davvero concentrandolo sul costo del lavoro. Ma che dall'altro ridurre il cuneo fiscale significhi soprattutto due cose prioritarie. Uno, rendere meno influente l'occupazione nel calcolo dell'IRAP. Due, partire dal salario di produttività. Cioè da quella parte del reddito che si collega a obiettivi, risultati, parametri di maggiore efficienza. In questo modo quel po' di risorse vengono più percepite da coloro che le ricevono, che sono una platea più contenuta ma che giustamente le avverte, e si traducono ragionevolmente in consumi, ma soprattutto spingono la produttività, spingono il salario e spingono la produttività, se messe lì. Questa è la tesi che noi sosteniamo e sosterremo anche per la formazione del nuovo governo, perché se si fanno invece operazioni di spalmatura... Ci ha dato una notizia, diciamo, involontariamente ci ha detto che ci sarà un nuovo governo. Ah beh, sì. No, scherzo. O ci sono le elezioni o c'è un nuovo governo. A volte i politici parlano attraverso, non se ne accorgono, ma hanno dei lapsus attraverso i quali poi rivelano la verità. No, scherziamo. È evidente. Quindi io credo che debba essere il segno di questo anno, e quando dicevo la transizione, questo periodo non so quanto duraturo di traghettamento dell'Italia verso una condizione di maggiore solidità istituzionale, economica e sociale, il tema della riduzione del costo del lavoro è senza dubbio importante, ma da affrontare nei termini che ho detto e senza rinunciare all'aspetto della regolazione, perché la regolazione può fare molta propensione ad assumere. Pensate non soltanto alle vostre imprese strutturate, ma pensate anche a quella grande dimensione crescente di servizi o di primario che sta anche riprendendo, cioè a un mercato del lavoro fatto in tanti modi dove il terziario di mercato in particolare sta crescendo e che hanno bisogno di regolazioni flessibili. D'altronde viviamo un tempo di aspettative incerte, e in un tempo di aspettative incerte non si può pensare di imporre a tutti il contratto a tempo indeterminato, né soccorrono gli incentivi, perché qualcuno di voi deciderebbe di contrarre matrimonio perché gli promettono in regalo il vino del banchetto di nozze? Non credo. Quindi l'incentivo al contratto a tempo indeterminato è soltanto stata una sopravvenienza attiva per chi comunque aveva deciso di fare quel contratto e ha avuto due soldini di beneficio, ma non ha determinato una propensione. La propensione si determina con regolazioni più favorevoli. Grazie Maurizio Sacconi, Presidente della Commissione del Lavoro del Senato.